Il mio esordio professionale è avvenuto come illustratore mentre lavoravo in una redazione della Prefettura di Roma, poiché all'università ho studiato comunicazione pubblica e istituzionale. Quindi come tirocinio formativo ho lavorato come redattore, insomma occupandomi di scrittura per il web, per un portale online, nell'ambito del quale ho proposto una rubrica settimanale di illustrazioni chiamata Benedetti Tirocinanti, che è stato un po' il mio primo impegno nel lungo termine, che mi ha portato a fare nottata, a confrontarmi con delle consegne e con delle esigenze produttive. In realtà però quello che è il mio esordio nel mondo del fumetto, quindi non del disegno ma del racconto disegnato, è Audace Savoia, al termine degli studi qui alla Romana e in collaborazione con la SRF appunto, su una serie che è tuttora in corso, che mi ha visto impegnato per 2 anni con circa 80 pagine a colori pubblicate, e che insomma è stato un banco di prova molto stimolante per me, che ha poi consolidato quello che avevo appreso qui. L'ultimo progetto a cui ho lavorato è Ava Granger, o per dirla alla francese, siccome è per un editore di Strasburgo, Edition de Lombec, Ava Granger. E si tratta di una storia del primo episodio di una storia di genere polar, ossia un poliziottesco, con protagonista un personaggio femminile, Ava, che scappa da una vicenda di mafia, e quindi è una storia on the road. È stato molto interessante lavorare a una bande dessinée, perché innanzitutto per motivo personale, perché è stata una grande soddisfazione avendo io iniziato a studiare fumetto appassionandomi proprio di fumetto francese, e poi perché ho potuto confrontarmi con un mercato un po' diverso da quello italiano, da quello che conosciamo abitualmente, non solo lavorando a distanza, quindi con un rapporto via mail con la sceneggiatrice Isabelle Mercier e il direttore editoriale Roger Seyté, ma anche poi andando lì sul posto, conoscendo di persona tutto il gruppo di lavoro, ma anche vedendo un po' com'è la realtà delle fiere in Francia, dove il mercato da libreria è decisamente maturo ed è una tendenza che c'è anche qua in Italia. Il fumetto sta approdando in libreria ed è un po' come andare a vedere quello che sarà anche qui, quindi un'autorialità maggiore, affiancare al fumetto seriale che conosciamo bene, quello un po' più legato alle librerie, all'autore, alla singola storia. Toccarla con mano e lavorarci è stato molto, molto interessante per me. E ho iniziato a lavorarci subito dopo appunto la serie Audace Savoia, poiché con una certa incoscienza o coraggio Simone Gabrielli ha mostrato il mio portfolio, che è un po' il santo graal per il disegnatore esordiente, al direttore editoriale della casa editrice, quindi malgrado io non dessi garanzie, perché ero insomma all'inizio del mio percorso professionale, con le potenzialità che Simone ha visto nel mio lavoro, tramite il direttore editoriale ho iniziato a fare le prove per questa serie, e poi è partito insomma il lavoro, la collaborazione con Edition de Lombec. Allora, adesso sto iniziando il secondo volume di Ava Granger e sto lavorando alla prosecuzione di Audace Savoia, e sto lavorando alla progettazione di un libro che ancora è in fase di gestazione, non si sa se vedrà la luce o meno, quindi non posso svelare molto, per il mercato italiano. Quindi sto lavorando adesso ai character design per questo progetto, di cui non vi posso dire nulla. Siccome mi ritengo insomma ancora molto più vicino a un esordiente che non a un professionista, avendo iniziato da poco, non mi sento in diritto di dare un vero e proprio consiglio. Però siccome proprio oggi stiamo facendo qui alla Romana un laboratorio con i ragazzi di regia, di utilizzo delle inquadrature, quello che mi sento di dire a un ragazzo che studia per diventare fumettista è di ricordarsi sempre che il campo da gioco per un disegnatore di fumetti non è la singola vignetta, non è il singolo disegno o il personaggio, ma è la tavola. Quindi è il racconto, è due o più vignette. Quindi concentrarsi sullo storytelling, sul modo di
di raccontare è altrettanto importante. E adesso con i ragazzi stiamo vedendo un po' come si gestisce il ritmo attraverso le vignette, e un consiglio che posso dare è: provate a prendere una canzone magari jazz o progressive, rock progressive anni 70, vedete che ritmo ha e provate a vedere come si rende con il linguaggio dei fumetti l'immagine evocata dalla canzone, il ritmo della canzone, che sono cose che non hanno a che fare con la sintesi del disegno e basta, ma hanno a che fare più con il racconto. E secondo me questa è una cosa importante da non tralasciare nella formazione, che ti porta a lavorare molto prima, secondo me.